Guido in maglia rosso-blu, la Gallaratese risponde in maglia bianco-oro. Parte il cross, arriva Brignai che schiaccia troppo. Verticale di Maglio, attenzione a Pavanello, posizione regolare, Pavanello prova a lottare, Pavanello col sinistro, fuori. Il controllo da parte del numero 10, cerca compagni, trova Maglio, carica addirittura il sinistro, traversa, clamorosa. Messa laterale, l'arbitro fa correggere la posizione. Si arrabbia un po' Masinari col direttore di gara. Attenzione, perché qui probabilmente arriverà un cartellino rosso addirittura per Masinari. Espulso il Wino in 10. Attenzione al buco clamoroso di Bois. In vola Seno in area di rigore. Seno si accentra, spara sul primo palo. Chiarello, Martinoia chiude il triangolo con Chiarello che fa partire il cross sul secondo palo, attenzione la palla resta lì e poi Ruzzoni. Errore da parte di Testa, prova a partire Bregnai, attenzione in area di rigore numero 9, il diagonale largo. Parte la traiettoria di Maglio, colpo di testa di Seno, non ci arriva Testa. Costa, verticalizzazione interessante per Essan che fa partire il cross, attenzione a Bregnai dentro l'area di rigore per il vantaggio del Gallarate. Marcu dentro, attenzione a Bregnai, esce male Ruzzoni ed è doppietta in 3 minuti. Poco prima è proprio per andare alla pilettina torno. Grande palla dentro per Essan, ancora in area di rigore. Essan beffa Ruzzoni sul suo palo ed è il 3-0. Gianni, la corsa importante di Gianni, l'apertura per Asero. Attenzione, Essan in area di rigore ancora. Il numero 3 calcia male questa volta. In profondità di Martinoia, ancora Essan che carica la conclusione, Ruzzoni la tiene lì, attenzione a Seno, prova a partire lui, palla sul sinistro, conclusione, si distende Martignoni a deviare e arriva il triplice fischio, il Gallarate batte 3-0 il Luino.